Cecilia Ignazio e l'incontro con Monte, parole inaspettate a Mattino 5. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parlano di Francesco Monte a Mattino 5, l'isola e l'incontro sotto casa. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti di Federica Panicucci nello studio di Mattino 5. L'argentina e il suo nuovo fidanzato sono tornati a parlare di Francesco Monte. Era infatti inevitabile parlare di ciò che è accaduto in questi giorni. A fronte delle cose che sono state dette in queste ultime settimane, la sorella di Belen non si è mostrata affatto felice. La ragazza ha infatti spiegato di essere stanca di essere fatta passare dagli altri per una persona che si comporta male. Proprio per questo motivo, sia lei che l'ex ciclista hanno voluto chiarire una volta per tutte la loro posizione riguardo all'incontro con Francesco nella via in cui lei vive a Milano. Mattino 5, Cecilia e Ignazio credono a Francesco Monte, la coppia sempre più innamorata. Cecilia Rodriguez vuole mettere un punto a tutti i pettegolezzi di queste ultime settimane. La ragazza afferma con decisione che non conosceva assolutamente il motivo per cui il suo ex fidanzato si trovasse sotto casa sua. Ignazio Moser rivela invece di voler credere che Francesco Monte si sia trovato in quella strada solo per lavoro. Quello che è chiaro è che lei è stata via di casa un totale di 15 minuti, sarebbe stato difficile anche volendo, io in buona fede ci credo che sia stato lì per quello. Insomma, la coppia non è assolutamente arrabbiata con l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi e non sono affatto preoccupati di ciò che può dire la gente. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser commentano le lacrime di Francesco Monte a Mattino 5. Federica Panicucci ha mandato in onda il video in cui si vede Francesco Monte piangere sull'Isola dei Famosi. La Rodriguez ha ammesso di essere dispiaciuta nel vederlo così, ma allo stesso tempo crede che gli faccia bene piangere e affrontare finalmente tutte le sue cose passate. Riguardo alla querelle con Eva Enger, sia Cecilia che Ignazio Moser sono convinti che si sia un po' esagerato.